L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Tra gli argomenti di questa edizione, innanzitutto i controlli che ancora sono in corso tra Napoli e la provincia dei Carabinieri per i controlli anti-Covid. 8 le persone multate sulla nostra isola di Ischia nel weekend. Poi, a proposito di assembramenti, soprattutto per quanto riguarda la movida e i giovani, è intervenuta oggi in diretta Facebook l'assessore all'istruzione Lucia Fortini, mentre per quanto riguarda la situazione delle scuole si attende domani la decisione dell'unità di crisi, ma può darsi che si paventi una nuova chiusura delle scuole superiori dalla prossima settimana. E poi c'è il caso dei cani che muoiono avvelenati dai bocconi che trovano per strada. Interviene a Teleischia Maria Rosaria Urraro De Verdi, che lamenta anche l'assenza del medicinale apposito nelle farmacie isolane. E poi il sindaco di Ischia che ci illustra sull'incontro che ha avuto in regione per implementare i servizi dell'INPS sul nostro territorio. Insomma, di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arbel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel. Grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza, e poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene. D'altronde, come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto. Ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te. Ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no? Dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto. In fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata. In fondo a noi, ma che ci costa?
Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità, agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Speravo più. Ti trovo in forma? Sì, dai, me la cavo. E tu? Cosa hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Ho molti dubbi. I dubbi aiutano. I dubbi aiutano. Speriamo. Ci rivedremo ancora. Certo, che domanda. A presto. Devi volerti bene. Covid e controlli ad Ischia, 8 multati. I carabinieri nel weekend hanno proseguito i controlli della Movida a Napoli e provincia. Troppi assembramenti, i sindaci intervengano. L'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini lancia un grido d'allarme per domani attesa la riunione dell'unità di crisi per il nodo scuole. Ad Ischia troppi cani muoiono avvelenati, la denuncia dei Verdi dell'isola, manca il farmaco in commercio per curare i malcapitati, presentata una interrogazione regionale. Implementare i servizi INPS sull'isola di Ischia, il sindaco Enzo Ferrandino riferisce di un incontro avuto con i vertici dell'istituto per andare incontro alle esigenze degli isolani. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Apriamo con la notizia sul meteo. Infatti la Protezione Civile della Regione Campania ha emesso una nuova allerta meteo in vigore dalla mezzanotte e per tutta la giornata di martedì e su tutto il territorio regionale. Per le isole del Golfo l'allerta meteo sarà di criticità gialla. Nell'ambito dei controlli in merito alle misure anti-coronavirus, 82 persone complessivamente sono state multate dai carabinieri in poche ore a seguito di ampi controlli nelle aree della Movida, nella città di Napoli, ma anche di tutta la provincia. Sull'isola di Ischia sono state elevate ben 8 sanzioni amministrative ed ancora un minorenne è stato segnalato alla prefettura perché trovato in uno dei controlli in possesso di droga. A Pozzuoli una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter è stata registrata alle 4.13 di domenica mattina, stimata ad una profondità di 2 km. Il movimento tellurico è legato al bradisismo flegreo. L'epicentro è stato individuato in mare all'arco di Via Napoli tra il rione Terra di Pozzuoli ed il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ed è stata avvertita da gran parte della popolazione.
Un incendio di dimensioni modeste, ma in una zona impervia e difficile da raggiungere, scoppiata l'altra sera sull'isola di Capri, per la precisione ad Anacapri. Le fiamme hanno avvolto una abitazione abbandonata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco. Non sono state poche le difficoltà per spegnere l'incendio, non potendo i pompieri giungere sul posto direttamente con le autobotti di servizio. E da stamane una grossa perdita di acqua sta interessando via Jasolino sul porto, per via della quale si è reso necessario istituire prima il senso alternato di circolazione, poi la chiusura totale della strada, oltre alla chiusura della rete idrica nella zona porto. Gli autobus ed il traffico è stato deviato sulla variante esterna. Questa sera è stata poi riaperta la rete idrica, domattina dalle 8 sarà di nuovo chiusa l'erogazione fino alla individuazione e la riparazione della perdita da parte dei tecnici di EVI. Ci saranno purtroppo dei disagi, soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole e negli orari di punta per altri lavori, anche se questi non insistono sul territorio ischitano. Stiamo lavorando ad una intesa tra l'INPS, la Regione ed il Comune di Ischia affinché ci sia una ristrutturazione ma anche una implementazione dei servizi sulla nostra isola. Lo ha annunciato il sindaco Enzo Fernandino, che ha incontrato tra gli altri il direttore provinciale dell'INPS, D'Amato. Sentiamo il sindaco. La scorsa settimana abbiamo avuto un incontro presso l'assessorato alle politiche sociali e alla scuola, retto dalla nostra amica Lucia Fortini, con il rappresentante provinciale, il direttore provinciale dell'INPS, il dottor D'Amato, e con il direttore dell'INPS di Pozzuoli, Ciro Avallone, per affrontare e discutere un potenziamento dei servizi dell'INPS sul nostro territorio, in modo particolare per quanto riguarda le visite per le invalidità che spesso i nostri concittadini sono costretti a sostenere recandosi in terraferma e in modo particolare a Pozzuoli. Con l'avallo della Regione Campania e con un'attività diciamo di sensibilizzazione, stiamo cercando di creare i presupposti affinché i gabinetti sanitari possano essere aperti sull'isola in maniera tale che gli ischitani non saranno più costretti a doversi recare in terraferma con tanti disagi, e su Ischia accogliere anche gli stessi diciamo interessati della vicina isola di Procida. Abbiamo avuto rassicurazione da parte dell'assessore Fortini di un interessamento forte, d'altronde già in precedenza si è svolta la stessa attività per altri contesti come per esempio a Salerno, e in via sperimentale si vuole avviare questo tipo di potenziamento di servizi anche sulla nostra isola, e questo penso che sia una cosa importante. Nel contempo, con lo stesso direttore D'Amato, si è parlato di un decentramento della sede dell'INPS dalla zona di Schiaponte. Noi sappiamo che nella zona dello Stradone c'è la sede dell'INPS, dove spesso gli ischitani si recano per le proprie pratiche ai fini della previdenza sociale, ma sappiamo benissimo che quella sede risulta essere molto scomoda e all'interno di una zona a traffico limitato, specialmente nei mesi estivi, coloro che sono chiamati a svolgere delle pratiche purtroppo hanno non pochi disagi. Abbiamo intenzione, con l'avallo della direzione sia provinciale che regionale, di spostare quegli uffici nella zona del polifunzionale via Morgioni, dove invece l'accesso e la praticabilità degli uffici sarebbero molto più semplificati da parte di tutta l'utenza ischitana, poi specialmente alla luce di questa implementazione di nuovi servizi sui quali noi ci stiamo cercando di confrontare. Polemiche a Forio dopo l'installazione delle opere di Mimmo di Caterino all'interno della chiesa parrocchiale di San Sebastiano. L'incursione era stata orchestrata dal gallerista Salvatore Iacono di Ischia Street Art, con il posizionamento all'interno della chiesa di 4 opere di Caterino, che hanno fatto saltare dalla sedia diversi fedeli, che immediatamente hanno chiesto al parroco Don Emanuele Monte di rimuovere le tele in questione. Il mio non è stato un intervento irrispettoso e dissacratorio nei confronti dei fedeli del mondo ecclesiastico, si difende Salvatore Iacono, bensì un intervento concettuale, simbolico, sociale ed interattivo, un intervento del tutto estetico a sostegno dell'arte contemporanea nei tempi del Covid. Questa storia resta comunque incredibile, commenta ancora Iacono, così come la presa di posizione di Don Emanuele Monte e il non tanto velato e sottile riferimento ad un'eventuale diffida in termini legali nei miei confronti.
e le polemiche dopo l'installazione artistica di Salvatore Diacono all'interno della chiesa di San Sebastiano hanno raggiunto livelli sin troppo elevati e da stigmatizzare. Nel pomeriggio, infatti, alcuni ignoti hanno lasciato delle scritte al lato della porta d'ingresso della Street Art Gallery con un testo che non lascia spazio alla immaginazione. Al di là di quanto si possa apprezzare o meno certe iniziative artistiche, i toni della questione si stanno facendo decisamente bollenti. Riteniamo che seppure qualcuno sia su posizioni di netto contrasto con l'esposizione di Salvatore Diacono, i suoi comportamenti debbano rientrare comunque nell'ambito di una serena civiltà. Troppi cani a Ischia muoiono avvelenati. È l'allarme lanciato dai Verdi. A peggiorare la situazione l'assenza in commercio del farmaco da utilizzare in queste drammatiche circostanze. Su questa avvertenza è stata anche presentata una interrogazione regionale. Ascoltiamo la dottoressa Urraro. Sono già morti 2 o 3 cani, quindi il problema qual è? È appunto poter nascondere il veleno, quindi bocconi avvelenati, molliche avvelenate, come sono state anche trovate dentro San Ciro. Allora io dico alla gente, prima di tutto dovete segnalare alle autorità competenti, chiamate i carabinieri, non denunciate soltanto sui social, i social sono importanti perché ci mettono tra di noi in contatto, eccetera, ma noi dobbiamo anche chiamare i carabinieri, che sono un'arma sempre presente, sono veramente un'arma, come anche la Polizia di Stato e tutti gli altri, sono veramente presenti, sono a disposizione. Chiamate, denunciate, perché non è possibile una situazione di questo genere. Tra l'altro i farmaci che possono curare l'avvelenamento, ecco, per tutti gli integratori veterinari a base di vitamina K sono spariti dal commercio, Coag, TK1, non si trovano più. Quindi noi che cosa abbiamo avuto? Ci siamo dovuti spostare sull'uso del farmaco ad uso umano, la vitamina K di sintesi, appunto il Conation. Il Conation non si trova, sono ormai 2 anni che il Conation non si trova sul mercato. Ho chiamato la vecchia ditta farmaceutica, la Roche, la quale mi ha detto che il farmaco, giustamente loro lo hanno venduto alla Kepla Pharma, una nuova casa farmaceutica. Questa nuova casa farmaceutica non abbiamo capito perché non distribuisce bene il farmaco. Ho chiamato l'AIFA come farmacista, perché io sono farmacista, l'AIFA ha parlato col servizio, appunto, mi ha detto che il farmaco non ha problemi di distribuzione, quindi il farmaco è presente sul mercato. Allora io dico, l'ordine dei farmacisti, di tutti, appunto, perché questo è un problema italiano, di tutte le farmacie, l'ordine dei farmacisti, l'ordine dei veterinari, non ha mai fatto nulla, non si è mai interessato, perché i veterinari continuano ancora a prescriverlo il Conagion, ma il Conagion non c'è. Allora quanti cani e gatti sono morti? Io ho visto padroni andare via dalla farmacia piangendo, perché non hanno potuto curare il proprio cane, che è morto, o il gatto. Quindi è una cosa assurda. Allora noi, io insieme al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, abbiamo presentato una interrogazione regionale con risposta scritta. Vogliamo sapere perché il Conation non si trova regolarmente distribuito dai farmaci. E una volta il Conation, una volta il Lumuro, una volta il Depakin, una volta il Neupro, una volta il Dempsil. Su, ogni tanto manca qualcosa e diventa una mancanza cronica, gravissima. Perché è assurdo. Noi vogliamo sapere il Conation, visto che, ripeto, gli integratori veterinari non si trovano. Quindi noi dobbiamo per forza utilizzare un prodotto ad uso umano, ma se anche quello ci viene negato, che facciamo? Facciamo morire i cani e i gatti? Trasporti marittimi nel Golfo di Napoli. Garantire il trasporto sui traghetti di linea a malati e disabili diretti alla terraferma. Lo chiede attraverso i nostri microfoni Giuseppe Giaquinto del Comitato dei Pendolari dell'Isola di Procida. Sentiamo. Nel momento in cui, diciamo, il mare è l'unica strada che ci permette l'accesso a terraferma, bisogna in qualche modo garantire il trasporto sia ai disabili sia ovviamente agli ammalati attraverso, diciamo, le ambulanze. Non possiamo andare avanti con le deroghe, perché qui siamo in presenza di una deroga. Tu ti ricordi bene, prima addirittura per un periodo si è parlato di autorizzare solo le navi con ponte scoperto. Per un altro periodo cioè riuscire a portare le ambulanze solo la Maria Buono, che aveva, diciamo, delle caratteristiche. Poi dopo si è arrivata a questo accordo, diciamo, attraverso la società Caremar. Però è ovvio che nel momento in cui si mette nero su bianco e si prospettano delle deroghe per poter trasportare giustamente
gli ammalati in terraferma, in qualche modo poi bisogna provvedere, nel senso che praticamente con le navi devono essere idonee a questo trasporto. È inutile che poi ci troviamo di fronte ad ulteriori, diciamo, sacrifici e soprattutto ad ulteriori disagi da parte, diciamo, di queste persone. Ed ora ci occupiamo del futuro della Fondazione Albano Francescano. Occorre una soluzione economica stabile per gestire la casa alloggio per gli anziani di Procida. Lo ha sottolineato il presidente della Fondazione, ingegner Giuseppe Rosato, che ritorna quindi sulle difficili condizioni economiche che attraversa la Fondazione. Ascoltiamo. Ingegnere, questo 2021 c'è stato il contributo da parte del Comune, anzi due forme di contributo, una tantum e una per una raccolta di fondi. A che punto siamo e se bastano per cominciare a dare un po' di ossigeno alla Fondazione? Vabbè, innanzitutto voglio ringraziare sia la comunità procidana per lo sforzo che ha fatto per donare un po' di refrigerio, diciamo, alle casse dell'Albano tramite il Comune. Ringrazio sia per il contributo che ha dato in forma propria, che per l'iniziativa di raccogliere tra la popolazione i fondi. Bisogna dire però che la raccolta, diciamo, seppur generosa, si è limitata a poco meno di 10.000 euro complessivamente. Quindi diciamo che i problemi che noi avevamo evidenziato e che impediscono alla Fondazione di poter continuare la gestione della casa alloggio sul territorio restano tutti. Noi dobbiamo necessariamente trovare una soluzione stabile. Questi contributi, diciamo, spot dovuti alle iniziative che ben vengono, servono unicamente, possono servire unicamente per far guadagnare qualche mese di tempo per individuare una soluzione stabile. Questa soluzione, a nostro avviso, visto che il patrimonio residuale della Fondazione, che è rimasto un 30% di quello che era il patrimonio precedente la riconsegna agli eretti del dottor Scottolachianca, di tutta l'eredità all'epoca donata, in effetti non consente di gestire la casa alloggio, come già abbiamo avuto modo di dire anche la volta scorsa. Le istituzioni, in particolare l'ambito Napoli 13, l'ambito sociale, deve, a nostro avviso, diciamo, varare un progetto per realizzare la casa degli anziani a Procida, cui l'Albano potrà dare il suo contributo mettendo a disposizione la casa alloggio, ma la gestione non potrà essere della Fondazione, perché la gestione comporta gli oneri di gestione e, come dicevamo, non sono supportabili dalla Fondazione. Qualunque aiuto, contributo, diciamo, organizzativo e anche la struttura, e l'Albano è pronto a metterla a disposizione. Il futuro della scuola in Campania. Oggi pomeriggio è intervenuta in diretta Facebook l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. La Fortini ha fatto il punto sulla situazione attuale delle scuole, ricordando l'appuntamento di domani con l'unità di crisi che proprio si riunirà per stabilire il futuro della eventuale richiusura di alcune scuole, così come paventato e preannunciato in queste ore. Ma l'assessore Fortini ha rivolto anche la sua attenzione ai troppi assembramenti che hanno visto protagonisti i più giovani, soprattutto nelle zone della Movida, e lancia l'allarme e l'appello che i sindaci intervengano. Ascoltiamo la Fortini. La scorsa settimana si è riunita l'unità di crisi per la questione scuola. Vi devo dire, ci siamo poi riaggiornati a domani pomeriggio, si riunirà di nuovo l'unità di crisi alle 18. Vi devo però dire che, per quanto mi riguarda, io non sono favorevole a nuovi provvedimenti.
clienti. Poi ovviamente la mia è solo una voce rispetto a tutti i componenti dell'unità di crisi, però ritengo che per quanto riguarda la scuola la cosa più importante sia sicuramente tranquillità e continuità. C'è da dire anche un'altra cosa, l'ho detto alle organizzazioni sindacali, l'ho detto anche in unità di crisi, questo weekend che è trascorso, ma anche quello precedente, noi abbiamo visto, almeno a me sono arrivate davvero decine di foto, messaggi che mi facevano vedere continui assembramenti per le strade, per le piazze, fuori bar piuttosto che ristoranti, persone senza mascherina. Diventa difficilmente sostenibile dal mio punto di vista un provvedimento che sia drastico considerato quello che sta succedendo, e vi devo dire che provo parecchia rabbia, perché noi abbiamo tra virgolette costretto i nostri studenti a una didattica a distanza, sicuramente per tutelare la loro salute, ma per tutelare la salute di tutti. È evidente che se chiediamo un sacrificio ai nostri studenti, ai nostri docenti che hanno lavorato tantissimo, molti non si rendono conto dello sforzo che hanno dovuto fare i nostri docenti, il nostro personale scolastico tutto, è evidente che poi scene come quelle che ho visto ieri o l'altro ieri fanno infuriare, perché dovremmo essere tutti attenti a quelli che sono i comportamenti da tenere, perché nel momento in cui non abbiamo la mascherina, chiacchieriamo liberamente per strada, è evidente che poi potremmo costringere i nostri studenti, ma anche gli esercizi commerciali, gli stessi ristoratori, i bar, insomma, potremmo costringere tutti a scelte drastiche, e questo io ritengo sia veramente inaccettabile. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo attuare comportamenti che siano corretti. Naturalmente questo poi si chiede anche alle forze dell'ordine, ma anche ai sindaci, che devono cercare di far rispettare quelle che sono le regole. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, ad oggi 8 febbraio il totale di attualmente positivi è di 419.604, con una decrescita di 7.420 assistiti rispetto a ieri. I deceduti sono 307 e il totale sale a 91.580. Il numero complessivo di dimessi e guariti sale invece a 2.133.523, con un incremento di 15.082 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 2.143 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 36 pazienti. 19.527 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 261 pazienti. Infine, 397.934 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ed ora la situazione in Campania, così come ci è riportato dal consueto aggiornamento dell'unità di crisi della Regione. Oggi si registrano 1.189 nuovi contagi in Campania su 9.555 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registrano 13 nuovi decessi, anche se il dato si riferisce a 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 940 i nuovi guariti in Regione. Per quanto riguarda il report sui posti letto su base regionale, i posti di terapia intensiva disponibili sono 656, di questi sono occupati 110, invece i posti di degenza disponibili sono 3.160, ne sono occupati al momento 1.542. E nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi della Regione Campania figurano 5 nuovi contagi per le isole del Golfo di Napoli. Nello specifico si tratta di 3 cittadini residenti ad Ischia, uno all'Accoameno ed uno sull'isola di Procida. Nulla da segnalare invece per i 2 comuni dell'isola di Capri. L'aggiornamento sulle vaccinazioni eseguite in Italia e in Campania, secondo i dati forniti costantemente dal Ministero della Salute, fino alle 19 di oggi, 8 febbraio, sono state effettuate in Italia
2.619.005 vaccinazioni. In Campania le dosi consegnate sono 227.965, ad oggi sono state vaccinate 222.752 persone. La percentuale sulle dosi consegnate è pari al 97,7%. Mancano i vaccini? A questo punto, se non si possono vaccinare gli assistiti, almeno si possa procedere alla vaccinazione degli assistenti, che comunque sono quelli che portano un maggiore rischio all'interno della bolla familiare. Lo ha detto Andrea Zini, presidente dell'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. Noi sostiene, abbiamo sempre ritenuto che il lavoro di cura, anche se reso in ambito familiare, non abbia nulla di diverso rispetto alle attività dei paramedici sia nell'ospedale che nelle residenze protette. Per cui, per creare delle bolle di tutela degli assistiti e dei familiari delle famiglie, è necessario che vengano vaccinati. Intanto prosegue la vaccinazione degli over 80, infatti mercoledì anche nel territorio della nostra ASL avranno inizio le vaccinazioni. Per quanto riguarda il comune e l'isola d'Ischia, presso la clinica di San Giovan Giuseppe di Ischia Ponte. Il consigliere regionale, presidente della quarta commissione speciale, Gennaro Saiello dei 5 Stelle, è intervenuto con una dichiarazione sulle risorse del Recovery Fund. La commissione che ho l'onore di presiedere avrà fin da subito un compito fondamentale, dice Saiello, che è quello di promuovere lo sviluppo del comparto produttivo ed industriale della Campania ed accompagnare così la nostra terra verso la risoluzione green, in un momento in cui abbiamo una opportunità straordinaria costituita dalle risorse in arrivo del Recovery Fund. Innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e competitività delle imprese sono queste le occasioni offerte dalla green economy e dalle zone economiche speciali. Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinaria. Questo è il progetto che è partito dall'ospedale Cotugno di Napoli e coinvolge al momento i pazienti afferenti alla prima divisione dal pronto soccorso. Il sistema, unico nel suo genere in Italia, è stato impiegato per monitorare i pazienti a domicilio. L'azienda ospedaliera dei Colli è la prima struttura ospedaliera ad utilizzare questo particolare dispositivo per i pazienti ricoverati. Il sistema nasce per il monitoraggio domiciliare dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e grazie ad una intuizione è stato adattato alla gestione dei pazienti Covid in ricovero ordinario. San Gregorio Armeno, la strada napoletana dei presepi più famosa al mondo, non si arrende e lancia l'iniziativa dedicata all'amore e all'inclusione sociale in vista di San Valentino. Per la ricorrenza degli innamorati, infatti, sarà possibile regalare ad una persona cara un manufatto a tema. Vediamo il servizio. San Gregorio Armeno non si arrende e punta al San Valentino per lavorare all'insegna dell'amore. Ma San Gregorio Armeno non si arrenderà mai. Cercherà sempre di proporsi nel migliore dei modi. Con la nostra arte, con la nostra fantasia, riusciremo sempre a colmare tutti quegli spazi durante l'anno che dovrebbero essere un po' più calmi. Abbiamo iniziato con la festa dell'amore, poi ci sarà la festa delle donne, ci saranno tantissime feste per invogliare la gente a ritornare senza paura, perché a San Gregorio siamo tutti sanificati e non abbiamo nessun timore, quindi devono solo venirci a trovare. Queste sono iniziative giustamente per recuperare le ingenti perdite dei mesi scorsi. Le perdite sono perdite, noi vogliamo che si perda il valore del presepe, della tradizione napoletana, è quella che a noi più interessa, che non si perdano più quei valori, che non vada persa Questa memoria storica, che San Gregorio Armeno sia sempre sulla bocca di tutti, come è sempre stato nel mondo. Ci spieghi cosa è possibile trovare da qui a San Valentino, che regalo si può fare e qual è il pastore, simbolo dell'amore? Ma guarda, io ho rappresentato un po' l'amore come cita la nostra locandina a 360 gradi, l'amore per la famiglia, l'amore fra i popoli, l'amore per gli animali. Amore viene definito non solo l'eros, come io ho rappresentato qua nella mitologia greca, ma l'amore è per tutti, l'amore è veramente a 360 gradi, l'amore verso gli altri e soprattutto l'amore verso i giovani che saranno il nostro futuro. San Gregorio Armeno non si arrende e punta all'amore per reagire ed anche coinvolgere i cittadini affinché si possa uscire fuori da questa crisi.
Sì, dobbiamo essere sempre presenti in prima linea e con questi eventi che verranno mese per mese far sì che San Gregorio è sempre operativa e attiva. E la cosa bella mo per San Valentino, ogni bottega abbiamo preparato una composizione, un'opera d'arte che rappresenta l'evento. Che tipo di pastori si può trovare qui che poi testimonia San Valentino e quindi si può regalare alla propria amata, al proprio amato, a un proprio caro? Ma diciamo, si posso, allora, a parte i cuoricini in terracotta, il corno con il cuore, io per esempio per l'evento ho rappresentato una coppia di anziani che si abbracciano con un gattino in mano. Perché gli anziani? Perché secondo me arrivare a un'età di un certo livello e uno si ama ancora vuol dire che amore è vero e l'amore non tramonta mai. Così come non tramonta mai San Gregorio Armeno, che ricordiamolo è aperto tutto l'anno, non solo a Natale. Certo, siamo sempre aperti tutto l'anno e aspettiamo la gente, quella che vuole visitare e quella che ha il buon gusto per acquistare. Bene, ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con deboli temporali. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Bene, chiudiamo qui, vi lascio i nostri speciali e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.